nata l'idea di pensare ad un progetto di liceo quadriennale, una sperimentazione voluta dal Ministero e richiesta dal PNRR, che cercasse di coniugare la tradizione liceale italiana con un metodo che favorisca il lavoro per progetti, la collaborazione, la capacità di risoluzione dei problemi con delle aperture sul mondo della ricerca, dell'università e del lavoro. Questo, perché io sono fermamente convinto, dà un valore aggiunto all'intera progettazione, proprio perché non possiamo pensare, progettare, rendere agiti percorsi educativi che non tengano conto di quello che c'è dopo la scuola. C'è l'università, ci sono le imprese, c'è il sociale. La cosa interessante è che la conoscenza adesso non è solo all'interno delle mura scolastiche, ma è nella rete, è ovviamente diciamo nelle imprese e quindi tutti questi luoghi di conoscenza possono dialogare tra di loro. Bisogna avere degli orchestratori, quindi che è un po' l'evoluzione anche della figura del docente, che riesce a mettere insieme questi diversi strumenti e a far sì che l'armonia fuoriesca un po' da ogni ragazzo o ragazza. Io ho scelto il TED perché era, oltre ad essere l'indirizzo che rispecchiava di più quello che io voglio fare nella vita, era inclusiva molto questa voglia di rimodernare la scuola. Fondamentalmente il fine è questo, è portare i ragazzi ad essere consapevoli di quello che stanno vivendo. Loro sono in un momento di fortissimo cambiamento, quindi se li vogliamo proiettare verso una transizione, debbono capire che cosa sta succedendo. È sicuramente molto importante avere questa duplicità, no? Quindi andare a mettere insieme queste due cose, teoria e pratica, in maniera tale che possano servire non soltanto ovviamente a livello scolastico, ma anche poi in un futuro per le loro professioni. Che sia il liceo per appunto del futuro, che mi aiuti soprattutto con le aziende, con l'università, a prendere un percorso ben formativo per entrare subito nel mondo del lavoro, per avere comunque delle proposte immediatamente, perché sappiamo bene che ormai non è molto semplice riuscire a avere un lavoro subito dopo gli studi, no? E quindi spero che questo liceo per appunto innovativo mi lasci una buona strada per il futuro, per arrivare a grandi obiettivi, che è quello che vorrei, spero e mi auguro per il futuro.